Nintendo! Camelot! Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questa nuova miniserie! Siamo su Mario Power Tennis! Miniserie che andrà in onda praticamente tutti i giorni come secondo video della giornata, non ha importanza quindi quando usciranno altri video, questa ci sarà sempre tutti quanti pomeriggi, tranne ovviamente la domenica, perché la domenica si riposa. Qui ho già un salvataggio che ho iniziato tempo fa. Avevo iniziato a registrare veramente i video tempo fa, ma poi non l'ho mai continuata per motivi che non ricordo veramente. Ad ogni modo, iniziamo una nuova storia e sarà una storia in singolo. Avevo iniziato a registrare la storia, ma era in doppio. E dunque andiamo con Max, che è un ragazzo di 14 anni, tipo potente, e Tina, ragazza di 14 anni, che è un tipo tecnico. Io sceglierai Max. Va bene il personaggio maschile, ma certo! E sarà tutta quanta la storia in singolo. Sono destro, quindi giochiamo con la destra. Il livello di difficoltà, mi sceglierei difficile, veramente, eh. Vediamo un po'. Va bene, normale, sì. Cambi il nome? No, il nome teniamo questo. Teniamo Max. Rhydon, bene. Rhydon è un Pokémon, ma non fa niente. Buongiorno Max! Sì, non ti risponderò mai perché sono ancora distrutto dagli allenamenti che ho fatto nei giorni passati. No, si entra in camera di un ragazzo senza permesso! Non ti ho detto entra, signorina! Tra l'altro questo è uno dei miei giochi preferiti di Super Mario. L'ho giocato 3 volte in totale, finendolo sempre al massimo delle possibilità. Quindi lo conosco abbastanza benino. E sono anche vivo, certo, non potevano farmi morire, ovviamente. Sarebbero passati per criminali. Vuoi che Mario sia un criminale? Già che Yoshi evade le tasse. Poi ci metti pure Mario che mi fa morire. Non lo so. Qua mica se la passano bene nel regno dei funghi. Bene, contento di aver toccato cose di proprietà altrui. Allenamento all'accademia. Sì, l'esame per entrare all'accademia è piuttosto duro. Sì, come nella vita vera. Ce l'ha messa proprio tutta, promossa come mio compagno. No, signorina, lei non ha capito niente, mi sa. Allora. Max, basta, ora svegliati! Sì, però io avrei sonno. Ma tu sai dove siamo adesso? Purtroppo sì. Sì, nel residence dell'Accademia di Tennis. Ti ho detto che lo so, non mi devi dire il nome del residence. E so purtroppo chi sei tu. Ragazzi, io ve lo dico. Giocare in doppio qui è davvero, davvero difficile. Ti fa perdere un sacco di volte la compagna di squadra, quindi giocherò singolo per tutta la storia. Meno male che stai bene, ero preoccupata. Ho pensato addirittura che fossi... Eccola là, dai, questo morto. Hai fame? Veramente no. Ecco, non me ne rendo neanche conto. Hai proprio ragione. Andiamo al ristorante, va bene. Uff, la musica. Questo è il nostro residence, yeah. Già, è davvero bello. Sì, non ne sono molto meravigliato, ma ok, dai. Memorizzo la strada. Allora, tanto per cominciare, in questi tubi ci si potrà entrare più tardi, dopo un'oretta di gioco, più o meno con B si corre. Eccoci qua, arrivati al ristorante. È un po' tardi, vero? Forse non è più ora della colazione. Sarà già ora di pranzo, immagino. Chissà cos'è successo, non lo sappiamo. Dove sono tutti quanti? Hanno assalito l'accademia! Sembra quasi che vogliono distruggere il campo! Ma chi? Quale campo? In un'accademia che dove ti insegnano a giocare a tennis, quale campo vorranno distruggere? Claudio e Marco sono stati battuti e ora pare che anche Alex parteciperà alla sfida. Per essere sconfitto stavolta?
E quando parteciperà? Fra poco. Ok, allora sbrighiamoci. Mi sa che però la partita finisce in fretta e furia, eh. Quindi diamoci una mossa, Tina. Chi è? Oh mio Dio. Alex è stato battuto, ma scusami, è super veloce allora. Quei giocatori mascherati devono essere incredibili. Se quei giocatori partecipano all'Open potremmo non avere alcuna speranza di vincere. Alex e gli allenatori hanno perso contro i giocatori mascherati. Va bene, tu ti sei vista la partita, io no invece. Ma sono loro i giocatori mascherati, portano gli occhiali. I giocatori mascherati sono entrati nella stanza del direttore insieme ad Alex. Pare che festeggino. Gli ho portato da bere sulla porta e è apparso Alex che mi ha impedito di sbirciare dentro. Ti sono tolti la maschera, giustamente. Questa cosa è molto curiosa. Se sono avversari di Alex dovrebbero esserlo anche di Claudio. O forse non ricordano. Non sono dagli allievi delle scuole federazioni o grande elite che partecipano all'Open dell'isola? I giocatori che battono Alex mi sembra incredibile. Magari il direttore ci può dire qualcosa di più su questi giocatori mascherati. Dove sono? Qua fuori? Oh, eccoli. Tu sei Max e sei qui all'Accademia da ieri, vero? E tu sei Tina. Max e Tina, ciao. Ciao, Alex. Che ti prende, Tina? Non ti senti bene? Più che stare male, direi che sembra delusa. Perché Alex ha perso? Ma quindi Alex è il più grande giocatore di questo campus? Che bello. Pensavo che non li avrei mai rivisti, invece sono tornati. Sono veramente felice. Ma buon per te, amico mio. E grazie a lui l'ho potuto incontrare anch'io, sono proprio contento, e beh, ci credo. Ma chi? Chi è che abbiamo incontrato? Non hai ancora capito di chi si tratta? Avevano le maschere! Sono così famosi che avrei dovuto riconoscerli persino con la maschera, chi saranno? Bastina. Guardando la partita non si capisce chi sono, no amico mio? Non si può capire da una semplice partita. Allora, chi sono? Incazzatissima! Te lo vorrei dire, ma sono certo che a loro non farebbe piacere. Ma se si riconoscono... Vabbè, dai. Non porterebbero la maschera, giusto? No, non la porterebbero. Se pensi che indossi una maschera solo per darsi delle aree, ti sbagli. E invece sì. Lo penso e lo dico. Dai, non piangere, mamma mia. Anche per voi sarà dura. Oggi riposatevi e preparatevi per domani. Ok, allora. Inizieranno gli allenamenti. E scaleremo la classifica per arrivare ad essere i primi all'Open dell'isola. Bene, diventiamo entrambi professionisti nel singolo allora. Poi magari, se c'è tempo, vediamo di darci da fare anche con il doppio, eh? Ok, salve gente, io intanto vado ad allenarmi ai campi. Vediamo un po'. Devo andare in questo qui con una stella, giusto? Junior, certo! È lui l'allenatore? Salve. Che bello rivederti, Max. Cos'è quella faccia? Ho dimenticato chi sono. Sì, mi dispiace. Ad ogni modo non importa, non spremerti troppo le meningi. Ma perché mi hai detto di no? E comunque ci siamo visti durante l'allenamento speciale. Di solito non sono uno che tormenta i novellini. Ma ero membro della commissione e ho fatto come fanno tutti. Questa è la regola qui. Che ci vuoi fare? Se avessi mollato un po' prima, la stanchezza non avrebbe avuto il sopravvento su di te. E poi ce l'ho messa tutta, oh. Io sono l'allenatore Marco. Sono felice di averti nella mia classe, Max. Perfetto, allora. Quindi, che si fa qui per iniziare? Sono giocatori che vogliono avanzare nella classe senior. Ma visto le tue capacità non ci vorrà molto per ottenere una promozione. Ottimo. Vai ad allenarti se vuoi. Ma sì, guarda, inizierei parlando un po' con chi è della classe... No, questo non è. Tu che classe, tu che numero sei? Tu non sei quarto rango? Tu sei quarto rango, bene! Ok, allora ti sfido. Iniziamo con la prima sfida di oggi. Voglio qualificarmi per il quarto rango. Bene, sgombrate il campo voi due. Vediamo un po', quante partite ci vogliono per vincere? Chi si aggiudica per primo due set? Ottimo! Quindi gioco e set, perfetto. Max vs Fiamma. Due giochi, incontro su tre partite. Pensavi che te la facessi facile, eh? Hoppla!
Hopla! Uia! Hopla! E ta! Gioco sotto rete! Ah, non te l'aspettavi, vero? Vai, palla! Il gioco sotto rete mi porta fortuna! Vai, top spin! Eccolo qua! Allora, potrei fare anche direttamente punto in battuta, però devo mettermi... posizionarmi molto bene per farlo, perché non è facile. Anche se poi quando aumenti la potenza te lo fai proprio in scioltezza. Eccolo qua. Più o meno. Cioè non è eccolo qua nel senso ecco ora lo faccio. Nel senso più o meno ti devi mettere in quella posizione e fare una battuta di potenza molto alta. Perché ci sono anche le battute perfette, le battute con potenza più bassa, tipo quella che ha fatto lei ora. Quella era veramente buona. Oh! Opla! Aha! Recupera ora! Ti voglio vedere. Io nel gioco sotto rete sono imbattibile, cara. Aha! Ero già pronto a scappare dall'altra parte. Ecco, quando fai niente male la battuta è molto potente. Vabbè, questa proprio me l'ha regalata, dai. Questa proprio fregatissima. Non ci ha neanche provato a prenderla. Vai, prendi questa. Gioco è partita. Ecco, dai. Ok. Aspetta che te la faccio. Eccola che gira. Se ci riuscissi a farla, certo, questo è chiaro. Ah, vai, potevo fare la schiacciata. Vediamo un po' se è così. Ecco, se si sposta, però devo metterla meglio, eh. E poi qui non basta semplicemente premere il pulsante e tenerlo premuto per caricare il colpo. Ma bisogna continuare a premere il pulsante per caricare la potenza. Ecco, avanti. Vedi? Si fanno intortare in questa maniera loro. Sai? Vanno dalla parte opposta e vengono fregati poi alla fine. Eccolo. Poi ovviamente se non reagisce neanche è ancora più facile, certo. E comunque, per quanto mi riguarda, fare punto sulla battuta è molto più facile in doppio che non in singolo. Non so per quale ragione. Forse per la maniera in cui si posizionano quando sono in doppio. Anche se uno sta davanti, però cambia comunque il modo di ricevere la battuta in doppio. E non lo so, il computer forse è, ha una piccola falla in quel frangente, non ne ho idea. Eccola! È anche un gioco un po' di attesa, di spingere sempre l'avversario verso la parte che tu vuoi che vada. E lui alla fine ci va. Vedi, va sempre verso la parte opposta alla tua. Però poi lo freghi. Ok, se faccio questa, poi andiamo per il match point. Hoppla! Dai che eccola. Ok. Wow! Era molto buona, ma l'ho sprecata. Fatto. Ottimo. E la prima vittoria. Allenerò solo Max in questo momento perché è singolo. Potenza, direi anche un po' di velocità. Il servizio, mi piace molto il servizio. E posso scegliere Fiamma come personaggio disponibile. Se magari si faceva qualche incontro in collegamento con qualche amico che aveva il gioco, io ero l'unico ad averlo. E ce l'ho ancora sigillato, a dire il vero, una copia, quindi... Eccolo qui. Ah, mi sono qualificato, mi dispiace. Ma no, non ti arrabbiare. Mi compatisci? Non mi serve la tua pietà. Vabbè, calmati però, io non ti voglio male. Volevo solo qualificarmi come te. Tu avresti fatto lo stesso, mi avresti eliminato, no?
È la regola degli incontri per le qualificazioni. Uno sale di rango, l'altro scende. Non sentirti in colpa, anche lei ha dovuto sconfiggere un avversario per salire di rango. E anche tu puoi vincere o puoi perdere. Va bene, farò del mio meglio allora. Ebbene, questo conclude il primo episodio di Mario Power Tennis. Domani si continua ovviamente la serie, come ho detto, 2 video al giorno, questo sarà il secondo video della giornata. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente domani. Bye bye.